Ho conosciuto Giuseppina un bel po' di anni fa nell'ambito della lotta No TAV. Erano i primi mesi del 2006, dopo che noi avevamo riconquistato il terreno di Venaus, dove avrebbero voluto fare il primo maxi sondaggio, e lei venne in credenza nella nostra osteria collettiva, diciamo, insieme a Romano, un compagno padovano, che la portò lì perché dicendole che quello era un luogo di dolciniani. Quindi io lei l'ho conosciuta come dolciniana, dolciniana nel senso del movimento, che era un movimento rivoluzionario di operai e contadini che nel 1300 combatterono contro i vescovi Conti e contro i quali fu scatenata l'ultima crociata. Proprio su quei monti del Biellese, dove ogni anno questa lotta viene ricordata e dove salì più volte proprio con Giuseppina. La provai subito grande affetto e ammirazione per lei, perché Giuseppina è una persona che ha lasciato tanto e non si dimentica. Io e Giuseppina siamo dello stesso paese, praticamente lei ha qualche anno, aveva qualche anno meno di me, però siamo nati nello stesso paese, abbiamo due percorsi, diciamo, politici diversi. Lei ha militato nell'Azione Cattolica per alcuni anni, poi più o meno negli anni 70 ha modificato, diciamo, questa sua militanza sulla base delle lotte che c'erano allora sulla questione delle donne, l'aborto, il divorzio e molte altre cose, e praticamente ha cominciato a militare in formazioni di sinistra, e credo che allora lei militava nel DUP, non ne sono sicuro, ma credo che quella fosse la sua appartenenza in quei periodi. Io allora invece ero in rifondazione, non in rifondazione, scusate, ero nel Partito Comunista Italiano, e per cui, diciamo, ci siamo incontrati pochissime volte a livello di impegno politico. E dopodiché, diciamo, lei ha fatto la scelta della lotta armata. Io ho continuato a militare nel PC, e fino, diciamo, poi a quello che è successo alla Bolognina e lei il carcere, e ci siamo ritrovati praticamente. Quando è nata Rifondazione Comunista, siamo tutti e due, si può dire, quelli che hanno fondato Rifondazione a Biella. E di lì, diciamo, abbiamo cominciato a essere dappertutto a Biella e non solo a Biella, nelle lotte. Io ho conosciuto Giuseppina quando ero uno studente delle superiori a Biella nel corso delle mobilitazioni studentesche. Se non mi sbaglio, erano i cortei contro la Gelmini. Quindi l'ho vista e conosciuta per le prime volte alle manifestazioni studentesche. L'ho sempre incontrata per le prime volte in questi ambiti. Poi da lì ho approfondito la conoscenza ad ogni iniziativa che c'è stata a Biella, a partire da presidi, volantinaggi, manifestazioni No TAV, ma anche iniziative per ogni popolo in lotta, come per esempio per la causa palestinese. Quindi poi
diciamo che vedendosi sempre, Biella è una città piuttosto piccola, quindi poi ci si è conosciuti in questi ambiti. Anche c'è stata poi una mobilitazione di un gruppo di disoccupati a Biella. Abbiamo passato diverse ore insieme a loro, Giuseppina insieme agli altri compagni hanno passato diverse ore insieme a noi, quindi diciamo che in questo contesto di lotto ho avuto modo di approfondire e di conoscere Giuseppina. Quando si cerca di ricordare Giuseppina, di pensare a quando la si è conosciuta, in che periodo, diventa sempre difficile stabilire una data e un momento preciso. Noi, penso intorno agli anni 70, io ho iniziato a far politica nel 1970, a 14 anni che sono entrato per la prima volta nella sede del Partito Comunista del mio paese. E sono uscito con la tessera, mi hanno incastrato lì. E da allora abbiamo sempre iniziato a fare militanza, però militanza di base, andando anche dal paesello alla città a volantinare o a vendere il giornale, intorno agli anni 71-72. E lì, probabilmente gli anni in cui ci siamo conosciuti, perché comunque il Biellese non è una grande città, la popolazione biellese è una via di una grande città, e chi faceva militanza attiva lo conoscevi, ti conoscevi e ti frequentavi, anche se appartenevi a sigle o a partiti diversi, riuscivi comunque a creare dei momenti di amicizia, di rapporti più duraturi. E in quegli anni lì, intorno al 73, del golpe in Cile, le manifestazioni che erano state fatte anche in via Italia, ci si era conosciuti un po' tutti e si era instaurato un rapporto anche a livello personale. In quegli anni lì ci siamo conosciuti. Io poi, in quegli anni lì, aderivo ad Avanguardia Operaia, loro erano dell'Obdup, ed erano gli anni in cui stava nascendo Democrazia Proletaria, perciò ci si incontrava. Ed è nata un'amicizia e un rapporto molto forte, con tanti compagni di tanti movimenti, da quelli che militavano in lotta continua, la Federazione Anarchica, che era forte nel Biellese, con cui abbiamo collaborato anche quando abbiamo fatto Radio Tupamaro a Monterubello, che è stata una grande esperienza qua nel Biellese di radio, e ci siamo contaminati tutti, perciò non è che uno era una sigla e lavorava per quella sigla, ma e quella sigla eri amico di tanti altri, e in questo caso anche di Piero e Giuseppina. Io Giuseppina l'ho conosciuta in carcere a Voghera. Quando io sono arrivata, lei ci stava già da un po' d'anni, come tutte le altre, io sono restata quasi per ultima. Ho saputo della sua esistenza dentro l'organizzazione quando l'hanno arrestata, lei e suo marito, e lì ho scoperto anche che esisteva un posto che si chiama Ogliepo Inferiore. Sono andata a cercarlo sulla cartina e ho detto: non ci posso credere. Questa cosa io l'ho anche usata negli anni successivi, quando qualche buon tempone mi diceva che avrebbe voluto venire con noi, ma non ci aveva trovato. Io gli rispondevo che ci avevano trovato persino ad Ogliepo Inferiore, quindi non dicesse balle. Quando io sono arrivata a Voghera, lì c'è stato il cerimoniale di accoglienza da parte della sezione. Quindi c'erano tutte queste celle di questo corridoio lungo chiuse, fuori c'erano tutte mani con vari oggetti di ristoro, perché lì ti levavano tutto quando arrivavi, ti davano una divisa terribile. E quindi c'erano tutte le compagne che mi davano pantaloni, maglioni, bagno schiuma, tutto quello che serve per quando non c'è niente. E tra le varie facce sorridenti di questi cancelli c'era la sua. Era un po' anomala rispetto al resto.
perché era una madre di famiglia che sta a testimoniare il fatto che quando anche i meno adatti, chiamiamoli così, si imbarcano in un'avventura come quella della lotta armata, vuol dire che il tempo è giusto, secondo me almeno. E lei, ho imparato a conoscerla bene perché mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha insegnato, mi ha trasmesso più che altro una sua cultura politica che gli derivava dalla tradizione da cui veniva, cioè quelle popolazioni di confine dove sono esistiti quegli episodi, di autogoverno molto importanti, dove c'è stato Dolcino, dove c'è stata la Resistenza. E lei ci aveva questo portato dei tempi lunghi, del respiro profondo della storia. E questo, a parte che è una cosa che secondo me ci può aiutare anche oggi a superare questo momento, diciamo, un po' complicato. E questo si rifletteva anche nel quotidiano, naturalmente. Cioè lei mi ha insegnato rispetto a quel posto allucinante che era Voghera, mi ha insegnato come fare a tenere dritta la schiena senza cioè quelli erano anni difficili, difficilissimi, sia dentro il carcere che fuori, quindi diciamo che un atteggiamento di belligeranza diretta, non era assolutamente perdente, nel senso che se massacravano e punto, non succedeva assolutamente niente. Quindi lei mi ha insegnato a resistere, usando l'arma del boicottaggio, più che del confronto diretto con le guardie. Lei era una persona molto intelligente, secondo me, che sapeva usare l'ironia. C'era un senso dell'ironia fortissima. E quindi, il massimo è stata la sua battuta a una delle guardiane più terribili. Noi chiamavamo Hitler questa tipa. E lei, in un confronto così verbale, non mi ricordo qual era la questione, poi ce n'erano sempre, gli disse: guardiana, si metta una mano sulla divisa. Questa è rimasta un attimo spiazzata, perché che gli fai a una così? Cioè, non è che puoi dire che t'ha offeso, porti la divisa. Però era terribile come battuta, era molto di più delle offese classiche, no? Per cui in carcere succede questa cosa, di questo linguaggio che accomuna sia le guardie che i carcerati. E questa era Giuseppina, che mi ha insegnato. Per esempio, nel nostro lavoro andavamo insieme a fare il lavoro di lavanderia, dovevamo lavare le lenzuola sia nostre che quelle delle guardie, e mi ha insegnato come, nonostante il controllo molto ferreo da parte delle guardiane, come trattare in maniera diversa le due tipi di lenzuola, perché quelle delle guardie uscivano fuori che sembravano pezzi di cartone praticamente. Questa era lei, con la sua faccia bonaria, col suo sorriso che partiva dagli occhi, con questa sua lunga storia che si portava sulle spalle e con questa sua assoluta fermezza. Tu potevi stare tranquillo e qualsiasi cosa succedeva, Giuseppina ce la trovavi, stava là. Era perché aveva appunto, lei era capace di resistere, perché noi ci avevamo davanti molti anni di galera, quindi non è che potevamo scherzare, dovevamo resistere, non è che potevamo offendere, perché non avevamo gli strumenti per poter offendere. In questi giorni in cui la Resistenza in Valle di Susa torna a farsi sentire forte
è davvero collettiva in questi momenti in cui tanti stanno tornando contro il solito progetto, che questa volta non si fa solo tunnel, ma si fa anche devastazione della valle nella sua parte ancora più legata alla vita agricola, con la costruzione di un'altra area completamente cementificata che dovrebbe essere il nuovo autoporto. Sono tornati ragazzi e ragazze e i resistenti di sempre. È tornata in forze la polizia con tutti i suoi lacrimogeni, i suoi manganelli, questa volta anche con i droni, e con la violenza di sempre. E proprio in questi tempi io ho pensato a Giuseppina. Se ancora fosse tra noi, sicuramente sarebbe stata presente lì con noi. E ho ricordato la sua figura, la sua zazzeretta di capelli grigi e i suoi occhi bellissimi e profondi, che esprimevano affetto, determinazione e anche la saggezza sua che seppe conquistare nel tempo attraverso le prove difficili che la vita le aveva dato. Quel suo sguardo l'ho visto velarsi di tristezza quando proprio mi raccontava, con poche parole, lei non era una che rivangava il passato melanconicamente, però raccontava quel suo passato, lo raccontava personalmente, a tu per tu, come ad una sorella e ad un'amica. E quando ricordava Piero, suo marito, che condivise con lei anche il carcere, e soprattutto quando ricordava l'infanzia dei suoi figli, che le fu negata perché li lasciò che erano bambini piccolissimi e li ritrovò adolescenti. E quel periodo di non esistenza con loro fu il periodo in cui Giuseppina visse in carcere per le sue idee, per la sua generosità e per la sua chiarezza. Quel carcere che ho provato anch'io per pochi mesi, lei lo provò per anni, proprio per le lotte sociali degli anni 70. Quel carcere nel quale mi raggiungevano le lettere di Giuseppina, che erano per me un legame con la vita bella fuori, e lei con sensibilità che era la sua, anche con la sua ironia mi sapeva raccontare e anche fare raccomandazioni, perché la sua generosità era anche quella. Giuseppina non era una donna che voleva comparire, che si metteva sui palchi, ma era invece presente nella vita quotidiana sempre, come una mano forte, come una spalla su cui appoggiarsi, come un cuore pieno d'affetto e generosità. Lei era quella che preparava da mangiare per le manifestazioni o comunque per gli incontri con gli amici. Era quella che sapeva dire la parola giusta, che amava davvero quei ragazzi che erano un po' come i figli suoi e nei quali riviveva tutti quanti i sogni della sua giovinezza, dei sogni che non si interruppero mai, perché dopo l'esperienza del carcere Giuseppina continuò. Giuseppina era anche una donna che si preoccupava non solo della sua valle, che pure amava tanto, l'amava anche nei suoi boschi, nella sua erba, nei suoi fiori, negli animali, perché il suo cuore era grande e nel suo cuore c'era posto davvero per tutti. Giuseppina pensava anche a chi era più lontano. I suoi viaggi annuali che faceva in Serbia, lei che al tempo della guerra contro la Jugoslavia aveva saputo prendere parte immediatamente dalla parte degli ultimi. Ci andava con un'associazione che si chiamava Non Bombe ma Solo Caramelle, a portare aiuti e anche affetto a questi bambini
anche agli operai della Zastava. E questo me lo raccontò tante volte. E la stessa solidarietà, che non era qualcosa di astratto, ma era davvero l'aiuto immediato, la diede, l'aveva data ultimamente, insieme a Oreste e anche a tanti altri compagni biellesi, alle donne, agli uomini, soprattutto ai ragazzi che venivano da lontano attraverso i pericoli dei deserti e attraverso un mare nel quale parecchi di loro avevano rischiato di morire e che approdarono proprio nelle zone del Biellese e furono accolti da Giuseppina, da Oreste, dai tanti. Misero anche in piedi una ciclofficina per poter dare loro la possibilità di imparare un lavoro, ma anche un mezzo concreto di trasporto. Lei era, diciamo, oltre una pacifista, era anche, diciamo, un ecologista, per cui tutte le battaglie del Biellese riguardo, diciamo, le questioni ecologiche noi le abbiamo fatte tutte, eravamo presenti dappertutto. E questo è, diciamo, la testimonianza che posso dare io. Io ho un legame molto forte dal punto di vista politico con la Giuseppina, anche se c'erano continue discussioni, continui confronti, io non ho mai condiviso la sua, diciamo, scelta alla lotta armata, ma questo non è mai stato un motivo, diciamo, di divisione. Si discuteva, ci si confrontava, e questo era. Io, parlando della Giuseppina, diciamo, ho delle difficoltà perché, diciamo, lei è mancata e ho, diciamo, un dolore, un grande dolore. Il ruolo di Giuseppina all'interno del movimento biellese, Giuseppina era una di quelle persone che si possono definire gli imprescindibili, quelli che lottano veramente sempre, che ci sono sempre. È stata un punto di riferimento, era un collante tra, diciamo, le varie anime, tra chi magari la pensava in maniere diverse. Come dicevo prima, lei ha sempre dialogato con tutti senza mettersi dall'alto verso il basso, ma alla pari, dialogando, quindi servita proprio da collante. Era una di quelle persone che prendono appieno quella citazione che bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza, e lei sicuramente è stato questo. Nonostante che fosse la fine dell'85, quindi eravamo piuttosto avanti, non gli davano i colloqui col marito, lei, Piero, non l'ha più visto per anni dopo l'arresto. Mi pare proprio alla fine che finalmente era stata portata nel carcere dove ci stava anche Piero per fare questo colloquio, per dire com'era ancora la situazione, cioè la differenziazione che passava in carcere dopo la dissociazione è stata molto forte, e chi era rimasto, insomma, sarebbe vista pesante, molto pesante. Poi che succede? Poi io vengo trasferita a Roma per il processo Moroder, che è durato più di 2 anni, tornavo su solo nella pausa estiva, quindi raccontavo alle compagne quello che stava succedendo, no? E poi Voghera l'hanno chiusa, sono tornati i maschi, perché all'inizio era un carcere maschile, infatti c'era la turca. Il carcere è maschile sempre, in quel caso con una cifra ancora superiore.
E quindi le altre sono state tutte distribuite in giro per l'Italia. L'ho rivista a Roma, veniva giù con rimondazione per le feste estive o per le manifestazioni nazionali, ed era come non averla mai lasciata, era sempre lei, forse anch'io ero sempre io, non lo so, però eravamo molto in sintonia, diciamo, veramente... Quel suo modo di porsi rispetto alla... Era poco metropolitana, ecco, questo voglio dire. Siccome pure io vengo da un paese, vengo da una storia pure... No, mia madre è emigrata dal Veneto, insomma. Un po' ci siamo riconosciute da questo punto di vista. E quindi questi suoi racconti erano molto affascinanti. Erano diversi da quelli che normalmente si ha tra compagni di una certa esperienza. Se ne parlava di Fra Dolcino. Poi sono andata a scartabellare e ho detto, mazza che figo questo, c'è. C'è gli eretici, no? Tutta queste questioni molto forti che ancora oggi credo si riflettano bene in quello che succede da quelle parti. E lei era questa roba. Ci siamo poi incontrate sui Valle, ad una mia presentazione Nicoletta ha voluto leggere quel capitolo di Compagna Luna che parlava di lei, e lei, per come era fatta appunto, faceva vita di niente, si scherniva, lì non c'era il suo nome, però era evidente che era lei, cioè, e quindi era rimasta assolutamente... E poi insieme ci siamo fatte quella manifestazione che era 2 anni fa, quelle che la pioggia tutto il tempo, bagnati tutti i fradici verso i cancelli, e lei stava lì con la sua Lola, la sua cagnetta, sempre col suo solito atteggiamento tranquilla, cioè io stavo in questi pertucci in mezzo al nulla, col fango, con le guardie dietro gli alberi, quindi non abituata a questo modo di manifestare sicuramente. E ho capito che si fa così, da quelle parti si fa così ed è pure vincente la cosa. Quindi va bene così, non c'è problema. Finché c'hai le spalle coperte da qualcuno che queste cose le sa fare, non c'è assolutamente problema. Poi può succedere sempre tutto, però sta nella vita che può succedere sempre tutto. Per quello che riguarda noi compagni un po' più giovani di Biella, Giuseppina è stata un punto di riferimento, perché tu a qualsiasi iniziativa andassi la incontravi veramente sempre, era sempre presente, era una di quelle persone che ci hanno dato l'esempio facendo le cose, mettendosi sempre a disposizione, intervenendo in prima persona, e quindi una cosa che io, ma che anche gli altri compagni abbiamo sempre apprezzato, è stato appunto il suo mettersi in gioco sempre, anche con noi giovani, il fatto anche che quando non condivideva magari un'azione in particolare, qualcosa in particolare, non si è mai messa in cattedra per insegnarci quello che dovevamo o non dovevamo fare, ma anzi si è sempre messa alla pari e ha sempre dialogato insieme a noi, e questa è una cosa che abbiamo sempre apprezzato. Un'altra cosa che sicuramente ci ha lasciato, che ci ha insegnato in questi anni, è la concretezza del non lasceremo nessuno indietro, la solidarietà incondizionata nei confronti di chiunque lottasse, e questo è veramente quando ci confrontiamo con gli altri compagni più giovani di Biella, pensiamo che questo sia veramente uno degli insegnamenti più importanti e che ci portiamo dietro sempre. Ed è questo tipo di rapporto che si instaurava nel biellese che ha permesso anche a tutti i compagni che negli anni poi dopo hanno fatto delle scelte di politica un po' più radicali
come la Giuseppina, ma questo rapporto qui ha permesso di poter ricostruire l'amicizia, il rapporto politico anche dopo il periodo che io definirei di stand-by, di lontananza che Giuseppina e Piero hanno dovuto subire per le scelte che avevano fatto, condivisibili o non condivisibili. All'epoca noi di Democrazia Proletaria eravamo accusati perché dicevamo i compagni che sbagliano. Però quel rapporto che si era costruito di amicizia ha permesso ai compagni che poi sono ritornati e che hanno scelto di continuare di fare attività politica, di essere riaccolti come amici, come compagni all'interno della comunità, senza chiedere niente e continuando l'attività politica che era stata interrotta. Così è stato con Giuseppina e Piero, che quando sono tornati a casa, dopo il periodo che hanno dovuto subire per le questioni familiari, hanno ripreso a fare l'attività politica forte e Giuseppina ci ha aiutato veramente tanto nella costruzione, nella ricostruzione del partito, della Rifondazione Comunista. Erano gli anni in cui Democrazia Proletaria si era defilata e sciolta in Rifondazione Comunista, con una parte anche di fuoriusciti del Partito Comunista. E lì abbiamo iniziato proprio, lì è stato da quel momento lì un lavoro proprio di vicinanza continuo, di militanza con Giuseppina. Lì abbiamo imparato a conoscerci, a rispettarci, ad avere, mi viene un po', a essere vicini, ecco. E Giuseppina è stata, a parte la sua umanità, ma la sua grande capacità organizzativa, pragmatica, di vedere le cose, quella che ha permesso a Rifondazione Comunista di lavorare sempre bene nel biellese, ma di mantenere quello spirito che si aveva negli anni 70 di contaminazione con le altre forze politiche, ha permesso a Rifondazione Comunista di lavorare con tutti quelli che nel biellese facevano militanza antagonista e comunista sul territorio e sulle diverse tematiche che venivano dal movimento ambientalista, trasporti, gli scioperi nelle fabbriche, alla Lancia di Verrone. E abbiamo sempre fatto una militanza. Giuseppina un po' mi assomigliava perché noi non era una compagna di grande dialettica, come non lo sono io. Abbiamo sempre preferisco sempre lavorare in secondo piano, dietro, e anche Giuseppina non ha mai voluto apparire. Si lavorava da militanti, siamo più gli uomini, le donne del fare che non quelli del dire. Perciò noi non, probabilmente non lasceremo scritti. Giuseppina non ha lasciato scritti, ma ha lasciato dei ricordi nel cuore che sono e saranno indelebili. Abbiamo fatto diverse battaglie ambientaliste, le ultime sull'inceneritore, quella sui trasporti, la difesa della stazione ferroviaria di Biella che doveva essere chiusa. Cioè, tante piccole lotte all'interno di un piccolo partito che comunque ha contribuito a delle piccole grandi vittorie anche su temi grandi anche nel biellese. Abbiamo partecipato anche a movimenti anche fuori dal biellese, come il movimento Notav. Giuseppina aveva partecipato all'inizio come il movimento dolcignano, era andata alla credenza e da lì aveva instaurato un ottimo rapporto con i compagni della valle siamo sempre stati dal 94 in avanti, abbiamo sempre partecipato a tutte le manifestazioni Notav in cui potevamo. Io mi ritengo, diciamo, fortunato di aver potuto lottare con lei, diciamo, per così tanti anni. Una persona fortunata, mi ritengo. Lei era una compagna, diciamo, nel vero senso del termine, una compagna
che tutti vorrebbero avere, non ce ne sono stati tanti, non ce ne sono tanti come lei. Questo va detto, diciamo, io non sono abituato a esagerare, non sono abituato a dire delle cose, diciamo, questa è la realtà. Credo di essere, che questa mia opinione sia condivisa da molti. E per cui è un legame profondo. Ho potuto anche, diciamo, crescere dal punto di vista politico e grazie all'incontro con la Giuseppina, diciamo, e alla militanza e alle lotte che ho, diciamo, fatto con lei. Sono maturato molto grazie a lei. Io non credo di poterla dimenticare, perché è stata, diciamo, stato un personaggio per me importante. E niente, si è portata via, quando se n'è andata, si è portata via un pezzo di me. Questo lo devo dire, purtroppo è così. Però è sempre nel mio cuore e nel mio cervello. Anche, diciamo, nell'ultimo periodo, nell'ultima fase di Movimento Biellese, quando si è venuto a creare il coordinamento Biella antifascista, che magari aveva una partecipazione, una vocazione un po' più giovanile, e si sono aggregate persone che magari prima non facevano politica. Anche in quel caso Giuseppina è stata sempre presente fin dall'inizio e ha sempre dato il suo preziosissimo contributo, e per questo credo che i suoi insegnamenti ce li portiamo dietro. C'è una bellissima immagine che qualcuno ha disegnato dopo la sua morte, di Giuseppina di spalle con la bandiera rossa, che in piemontese dice adesso tocca a voi, e quindi noi raccogliamo più che volentieri la sua eredità e speriamo di esserne degni. La ricordo così, sempre attiva, militante, me la ricordo legata ai conti. Rifondazione Comunista è riuscita a vivere nel Biellese anche con i pochi militanti, con i pochi soldi, proprio perché Giuseppina era capace di fermarci quando esageravamo nelle spese, di controllarci e di far, con i pochi soldi, far vivere la sezione, la federazione. L'altro, i ricordi che ho poi di Giuseppina sono quelli, lei era, non amava le elezioni. Tutte le volte che c'era un'elezione si metteva a urlare, si scatenava: noi non dobbiamo partecipare, dobbiamo continuare con la nostra battaglia, con le nostre lotte. E poi soprattutto con le scelte che faceva Rifondazione di aderire a questa o quella coalizione, che già in partenza sapevi che era una cagata pazza, scusate, era una, non avrebbe funzionato, compresa l'ultima famosa, di anche potere al popolo, e Giuseppina diceva no, io non partecipo. Poi dopo però, da militante, da convinta politica, convinta partecipante alle battaglie, alle lotte di Rifondazione, alla fine partecipava alla raccolta firme, alla campagna elettorale, e la sua presenza nella raccolta firme e nella campagna elettorale era indispensabile, perché lei sapeva, aveva questa capacità di controllare, di organizzare le raccolte firme, di controllare i moduli, di controllare i certificati che occorrevano. A volte doveva anche aiutare i compagni di Torino del regionale a contare e mettere a posto i vari certificati, perché dal punto di vista organizzativo una veramente brava, veramente capace. E io me la ricordo così,
poche parole, tanti fatti, e poi invece ricordi più aneddoti, questi ricordi che uno va a cercare nella memoria, va a cercare nei pensieri, non ne trovo. Se penso a Giuseppina, le cose che abbiamo fatto insieme, le battaglie, le manifestazioni, i banchetti, le cose che mi fanno però più, che mi stanno un po' più nel cuore, che me la fanno ricordare, e sono quando organizzavamo le feste di liberazione, che eravamo in cucina, io cucinavo, lei mi aiutava a organizzare la cucina, e la sua vicinanza, la sua capacità di organizzare mi dava la forza anche di riuscire a preparare i 100, i 200 piatti che bisognava preparare nella serata. Anche quando qualcosa andava male, mi dava la forza di non sclerare, ma di riuscire a tamponare e a fare e a portare a termine quello che avevamo fatto. E l'altro pensiero invece che mi fa sorridere e me la fa ricordare è il profumo, è proprio il profumo delle sue acciughe in verde che erano il suo piatto forte. Giuseppina era questa, per cui una persona che tu potevi fidarti, lei sicuramente non avrebbe mai tradito, come non ha mai tradito i suoi compagni di lotta nella lotta armata, si è fatta tutta la prigione, nemmeno si è dissociata, diciamo, come hanno fatto molti altri, diciamo, per fare qualche anno in meno di galera. Lei la galera se l'è fatta tutta, molta di più delle responsabilità che ha avuto, per cui diciamo un personaggio veramente, diciamo, secondo me fuori dal normale. E dopo, diciamo, quando è uscita di galera, che ha scontato tutta la sua pena, anche questo va detto, ha cominciato di nuovo a fare attività politica. Tutto quello, tutta la tragedia che lei ha vissuto, anche, diciamo, non ne voglio parlare comunque, rispetto, diciamo, al dramma familiare, lei ha lasciato due bambini piccoli. E per cui, niente, queste cose vanno dette, perché il personaggio è un personaggio che, voglio dire, con i tempi che corrono, secondo me, diciamo, è qualcosa di particolare. Come ricordarla? Con un sorriso. Con un sorriso perché Giuseppina era una persona che dava forza ed era anche capace di sorridere nelle situazioni più pesanti, ti alleggeriva la situazione, ti diceva vieni, ti preparo una cosa, un piattino delle mie parti, e così ti tiri su. Mi manca tantissimo, anche se non ci frequentavamo molto per via delle distanze, però appunto ci sentivamo e lei era un punto fermo della mia vita. E io, tutto sommato, ringrazio questa mia vita che mi ha dato la possibilità di conoscere una persona come lei. Ma Giuseppina è sempre viva per me, ma anche per noi, per le donne, gli uomini, i giovani e anche la natura, che lotta in modo assolutamente solidale e bello e sicuramente irriducibile contro il TAV, ma non solo, anche contro questo mondo, questo modello di vita che emargina gli ultimi, emargina la bellezza da questo mondo, perché vuole trasformare tutto in cenere e in denaro. Giuseppina era l'esatto contrario di tutto questo. Per questo nella vita
con grande gentilezza e con grande amore lottò sempre insieme a noi. Per questo davvero non la dimenticheremo e io la sento mancare veramente tanto, tanto, perché non abitavamo molto vicine e ci sentivamo. E continuo ad illudermi che prima o poi, sulle vie di questo mondo, io Giuseppina la rincontrerò.